Yes. Kembali lagi bersama Bro Chan di channel kebanggaan Anda semua, Jelajah Italia. Nah, kebetulan Bro Chan sekarang lagi liburan bersama Amore Tecla. Kita liburan di daerah pegunungan Alpen ya, di tepatnya namanya daerah Lavis Trento. Ikuti terus perjalanan Bro Chan. Oke. Okay. Dopo c'era una contessa che abitava. Dopo andiamo a salutarla. Dua? Il pane. Vai. Che formaggio vuole mau jalan-jalan dulu tuh di gunung sama Tecla. Tecla, belanja apa? Jalan-jalan di gunung, liburan weekend, weekend romantis bersama Tecla. Halo guys. Aku faccio solo vedere un posto dove si va giù nel torrente. Oke. Oke. Ikuti terus bersama Bro Chan. Be careful. Don't worry. Guys, sekarang kebetulan Bro Chan berada di atas bukit dan di belakang Bro Chan itu bisa terlihat orang sini disebutnya Giardino Cucoi. Namanya agak sulit. Yang jelas sekarang dijadikan tempat botanical gitu, tempat apa? Penyimpanan tanaman-tanaman gitu. Botanical garden gitu ya. Dan kebetulan tutup jadi kita enggak bisa ke sana. Ya, kita ambil shot dari jauh saja di apa? Dari sini ya, supaya kelihatan intinya. Oke, tuh Tecla baru nyampe. Tek. Andiamo pisu? No. No. Pisu naik ke atas lagi nggak mau dia. Ya udah, sini aja dah. Tuh lihat di atas botanical gardennya ada ini ya, ada apa? Tanaman anggur buat bikin wine. Oke. Tuh kalau kalian dengar suara-suara berisik, karena di bawah ada sungai. Yang aliran sungainya langsung dari gunung, jadi deras sekali. Yuk, lanjut yuk. Allora, dici? Cosa dico? Kita masih pakai masker nih, aduh. Dico. Puoi spiegarci qualcosa sul questo come si chiama giardino? Si chiama Cucoi. Giardino botanico del Cucoi. Questo appunto è il giardino botanico del Cucoi, voluto da Tommaso Bortolotti, che era diciamo appunto era tipo il sindaco di Lavissa e questa allora la costruzione è iniziata nel 1840 ed è durata 20 anni fino al 1860. La cosa interessante è che all'interno di questo giardino ci sono un sacco di piante rare ed esotiche appunto disposte in due serre vetrate tra cui palme, magnolie, aranci, nespole e altri, diciamo,
vegetali provenienti dall'Asia anche, quindi era proprio un posto ricco dove trovare delle specie che qua non c'erano. Grazie Tec. Prego. Amore, dove andiamo? Dei nostri ospiti, anzi dei nostri ospitanti. Permesso. Noi adesso ci mettiamo alla Io mi metto all'opera. Cosa? Masak nasi. Sekali ini yang masak nasi goreng teh. Let's go. Let's go. Ciao Tri. Guys, akhirnya Brocan juga yang masak. Apa ya? Ini masak nasi goreng seadanya dengan bahan-bahan yang ada di kulkas. Buon appetito. Questo fa parte della partita. Questo non sapevo che era questo. No, questo è normale. Olio sale. Allora, la salsa di soia c'è dentro. Ah, ok. La salsa nel riso. Buono, bravo, complimenti. Grazie. Pensate che manca il ginger, di solito fare il ginger, la radice di garanga, sono tutte delle radicine. Lo zenzero ce l'abbiamo noi, ma non è proprio provato. Sì. Poi di solito la salsa di soia con la sua è dolce. Non è così, è una crema, proprio è una crema dolce. Balsamico cremoso, tipo quello, solo che ovviamente ha un gusto diverso, ha la consistenza è quella, di solito uso quella, però dai, con quello che avevamo in terra. Bravo, buono sì. Non è massimo, però dai. Ok guys, sekarang Brocan mau nanyain review dari nasi goreng yang sudah dibikin tadi. Walaupun tidak begitu lengkap ya, tidak begitu lengkap bahan bakunya. Dan oh ya, nasi gorengnya sampai di Pegunungan Dolomiti guys ya. Jadi yang suka Dolomiti, yang kenal Dolomiti, Pegunungan Alpen, jangan lupa datang sini. Langsung aja kita tanya ke mereka-mereka pendapat tentang nasi goreng. Let's go. Vogliamo sapere la prima volta, nel senso ad assaggiare questo piatto tipico indonesiano. Com'è sembrato? Buono, veramente buono. È stata proprio una bella sorpresa. Ok. L'ho mangiato volentieri. È stata una cosa simpatica, interessante, simpatica. Ok, è prima volta, vero? È la primissima volta. Fatto 9 perché sei stato bravissimo, ti sei adattato a quello che avevi, a quello che hai trovato in cucina. Ok, grazie. Prego. Volevi salutare... Sì, tutti quelli che mi conoscono. Ok, tutto il mondo allora. Tutto il mondo. Tutti quelli che mi conoscono. Ok, grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, che ne dici? Prima volta a mangiare questo piatto tipico indonesiano. È stato buonissimo, una novità, veramente buono. Abbiamo fatto un bis. Buona. Perciò è andata bene, più che bene. Più che bene, perfetto. Senti qualcosa particolare, nel senso il gusto che non hai mai assaggiato? No, è un gusto delicato. Ciao a tutti quanti. Ciao, okay. Ciao. Ok, grazie, ciao. Ciao.
Che ne dici? È prima volta ad assaggiare questo piatto tipico indonesiano? Sì, è la prima volta. Che ne dici? Pare. Più che ottimo. Wow! Nel complesso il sapore è molto buono. E tutta roba ben amalgamata dentro. Esatto. La valutazione da 1 a 10. Quanti punti? Ti do 10 anch'io. Pure 10? Sì. Ecco, non so, ma come mai 10? Perché per me è veramente speciale, per buono. Ah, okay. Poi io sono un amante del riso. Wow. Per cui mi è piaciuto molto. Bene, bene, quindi saranno tutti contenti gli indonesiani che ascoltano e vedono questo video, che ha valutato 10, vuol dire che è eccezionale. Sì. Va bene, vuole salutare qualcuno o chi che conosci? Saluto Giuseppe. Giuseppe, perfetto. Facciamo un applauso. Grazie. Prego. Saluto a tutti, ciao. 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 Ok, amici Gelagia, è ora il tempo di partire. So, it's time to go, and then we'll see you for the next time for another vlogs, another place, another travels with the other friends. Ok, ci salutiamo anche gli altri amici qua. Ciao. Ciao Indonesia. Ciao Indonesia. Ciao Indonesia. Prima passi, grazie mille. Grazie mille. Grazie, ciao.